Nell'anno scolastico in corso ho avuto il privilegio di collaborare con il Liceo Scientifico Genuino per due diversi progetti PON, entrambi riferiti all'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità, entrambi poi sul preziosissimo patrimonio di codici miniati che si conservano nella biblioteca. Si tratta di due progetti che hanno visto coinvolte classi seconde, terze e quarte del liceo, hanno visto me in qualità di esperto esterno e la tutor, la professoressa Emilia Giordano, docente di storia dell'arte. Nell'ambito di questi due progetti abbiamo lavorato con classi diverse ad un documentario per un primo progetto dal titolo I codici miniati tra arte e storia e ad un cortometraggio per un altro progetto che aveva invece come titolo Insights Past and Present. I ragazzi sono stati molto coinvolti nello scoprire questo straordinario monumento che è l'Abbazia Benedettina di Cava dei Tirreni. Nel documentario hanno raccontato, illustrato tutti gli ambienti dell'Abbazia Benedettina con un focus specifico sui codici miniati conservati in biblioteca, mentre il cortometraggio li ha visti attori, partecipi, protagonisti in una storia invece ambientata ai giorni d'oggi, quindi ambientata negli spazi del loro quotidiano che possono essere la scuola, la biblioteca o la palestra dove fare sport. Per questo cortometraggio che abbiamo voluto intitolare Frammenti di Storia, i ragazzi hanno lavorato insieme a me in prima persona anche alla sceneggiatura, anche da supporto tecnico alla realizzazione del video stesso. È un video che ruota intorno a una sorta di enigma. Abbiamo ideato questa storia che appunto vede gli studenti, i ragazzi ritrovare in modo casuale dei frammenti di pergamena, dei frammenti di codici miniati in vari luoghi sparsi della città. Ovviamente non vi anticipo il finale della storia perché sennò vi leverei il gusto insomma, di scoprirlo da soli una volta visionato il video. È stata per me un'esperienza molto importante e credo sia stato anche un arricchimento per i ragazzi oltre che per me stesso, perché hanno potuto appunto sia scoprire questo straordinario monumento nei suoi particolari, sia anche scoprire qualcosa dell'arte cinematografica, ovviamente in piccolo perché abbiamo potuto lavorare soltanto per poche ore, ma è stata comunque per me e per loro credo una bella esperienza.